Ciao a tutti, benvenuti a questo appuntamento di Pasquetta con GQ Telefono Casa. Vi avevamo promesso una sorpresa e stiamo andando a Roma per connetterci con l'attore Ernesto D'Argenio, con cui faremo un aperitivo di Pasquetta. Quindi nel frattempo che aspettiamo che Ernesto si colleghi con noi, saluto tutti quelli che si stanno connettendo e tanti auguri a tutti. Ciao Nick, buongiorno. Buona Pasquetta, Nick Piras, il nostro direttore moda. Ciao Ire. Stanno arrivando un sacco di persone, ma sta arrivando Ernesto, che ci aveva promesso peraltro, perché dovete sapere che... Eccolo. Aspettiamo di connetterci. Che ti ho promesso che non mi Ciao! ricordo. Ciao, Ciao! Ilaria. Come stai? Come stai festeggiando? Buona Pasquetta intanto! Grazie, grazie mille anche a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Buona Pasquetta. Che cosa ti avevo promesso che non mi ricordo? Mi avevi promesso, perché voi dovete sapere che Ernesto, oltre ad essere un nome della scena attoriale italiana, è anche un super sommelier. Ero. Eri però lo sei ancora. Sì, è un po' come andare in bicicletta, in effetti. Non si scorda mai. E quindi, cioè, come festeggiamo, che vini apriamo in questa Pasquetta? Allora, guarda, in realtà lo sto aspettando perché dovrebbero portarmi una bottiglia per festeggiare. E pensavo di appunto intanto bere italiano in questo momento e poi come fa dire Antonio Manzini a Rocco, no, non lo fa dire, sì, lo fa dire a Rocco ovviamente, in uno dei romanzi dice: diventi uomo quando inizi a festeggiare le brutte notizie. E allora pensavo di festeggiare con appunto quello che è considerato un po', forse non tutti lo sanno, ma anche noi avremmo il nostro champagne, no? Che è appunto il cosiddetto Franciacorta, cioè uno spumante metodo classico, o come dicono i francesi, champenoise. Però appunto volevo, come dire, festeggiare la Pasquetta con un bicchiere di bollicine, ecco. Ok, però è fin troppo semplice, dai, abbinare un vino a una ricorrenza o a un cibo. Te che sei un attore, abbinaceli a dei film, abbinaceli a dei registi, non so, consigliaci un film da guardare stasera e un vino da sorseggiare mentre guardiamo. Allora, guarda, quando ti accennavo che praticamente io vivo in un condominio dove appunto ci sono tante scale e molte delle quali affacciano in un cortile interno. È un quadro di Escher, il tuo condominio, praticamente. Sì, un po' sì, devo dire. Però la cosa divertente è che c'è ancora molto viva, come dire, l'aspetto cooperativo, no? Cioè, quasi tutti si conoscono, anzi, io sono, come dire, l'elemento stravagante e nuovo. Però moltissime persone si conoscono e quindi hanno fatto questa cosa meravigliosa, cioè hanno organizzato una tombola di Pasqua ieri. Dalle finestre, dai balconi. Ma bellissimo, e tu hai partecipato? Guarda, io purtroppo ero impegnato con un problema di bricolage e quindi ho partecipato nel senso che ogni tanto mi affacciavo e seguivo la cosa, però non ho giocato. Però sono belle queste. Noi ieri abbiamo fatto l'aperitivo di condominio. Ah sì, ah Quindi sì. tutti fuori a mezzogiorno e abbiamo brindato alla Pasqua. E alla fine è un aperitivo lunghissimo, è durato un'ora, questo aperitivo di condominio. Come parlavate? E io abito in una casa di ringhiera che c'è un tipo di edilizia molto, cioè, caratteristico di Milano, quindi chiaramente i ballatoi si guardano e insomma, quindi è anche facile riuscire a fare un po' comunità in una situazione del genere. Però Non c'è quindi bisogno di urlare, quindi.
No, non c'è bisogno di urlare, c'è bisogno di urlare. Però è un contatto umano, no, si ritrovano un po' anche le vecchie abitudini di vicinato, cosa che forse nelle vite che abbiamo solitamente, che sono super mega frenetiche, spesso magari non abbiamo neanche il tempo di conoscere i nostri vicini di casa. Ma guarda, a proposito di questo, comunque mi hai fatto venire un'idea, lo sai? Allora, cosa lanci? Che appuntamento lanci con il Ma no, guarda, allora, vabbè, intanto mi era venuta in mente questa cosa durante appunto questa quarantena che sto portando avanti e spero qualcuno condominio? Delle persone che segue questo appuntamento sia presente. Sto leggendo tre poesie. Per Regione d'Italia, praticamente. Il prossimo appuntamento sarà martedì con Montale, quindi la Liguria, siamo arrivati alla Liguria e mi piace, mi sembra che piaccia anche alle persone che lo seguono, perché ovviamente siamo invasi da notizie che a volte influiscono anche sul nostro comportamento, sul nostro umore, la nostra emotività, no? A volte poi appunto sono notizie da verificare, a volte non completamente corrette, a volte le interpretiamo male. Quindi ecco che la poesia un po' in maniera un po' salvifica ci viene incontro, no? E questa cosa sta piacendo, però mi è venuto in mente, rispetto alla cosa che tu hai detto del vino, magari di introdurre anche appunto, sfruttando i miei passati da sommelier, dei Poesia e consigli. vino. O poesie o vino, o proprio consigliare dei vini, magari, che ne so, una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni, dei vini per Regione d'Italia. E soprattutto mi piacerebbe anche diffondere un pochino la cultura del vino, ovvero, per esempio, parlando dei Franciacorta, che cosa vuol dire quando vediamo su una bottiglia cuvée o millesimato, Pas d'Osage, Brut, non so, tutte queste nomenclature che appunto a volte ci Che poi sembrano. adesso tutti un po' un minimo ci capiscono di vini, no? Io zero mi autodenuncio, e però tutti si aspettano che appunto fanno, no, questo è un millesimato, e te mi annuisci perché poi fa troppo brutto dire che non sai cosa significa, però ecco, spiegamelo, cosa vuol dire millesimato? Ma millesimato vuol dire che le uve con cui viene fatto il vino spumante, perché è sempre un vino, ma è appunto spumante perché c'è l'anidride carbonica, provengono tutte da una stessa annata, molto semplicemente. Anche semplice come concetto. Sì, in realtà le parole appunto a volte sono un po' fuorvianti, no? Sembrano, sono molto pregne di questa appunto noblesse oblige francese, no? Cuvée. Appunto, pas d'osage, però in realtà, appunto, pas d'osage vuol dire senza dosaggio in realtà. E quindi vorrei in qualche modo trasferire delle conoscenze basiche, no? Per poter apprezzare un pochino, perché questo è un altro aspetto, secondo me, di quello che ci aspetta dopo, no? Dopo questa quarantena, cioè tutti quanti abbiamo in qualche modo voglia di riappropriarci delle nostre vite, ma non sarà esattamente come prima, credo, no? No. Appunto, tutti quanti avranno i sensi, come dire, più sviluppati, secondo me, in qualche modo. E proprio in virtù di questo, cioè, riscopriremo le cose, riscopriremo veramente l'aria che respireremo, cioè le cose che guarderemo e, perché no, le cose che assaggeremo e gusteremo. Quindi, perché non resettare un pochino tutto e magari andare anche verso un discorso, magari anche minimamente qualitativo, a discapito di una cosa quantitativa, no? Cioè, al posto di banalmente, come facevamo prima, fare 10 aperitivi, perché non farne tre, però con un prodotto che magari si riesce a capire ed apprezzare, che ci Certo. trasmette qualcosa. Senti, vini naturali sì o vini naturali no? Sì, assolutamente, perché no? Ma guarda, dipende molto anche dalle occasioni, secondo me, no? A me piace anche molto il vino del contadino, per esempio, per dire, no? Tra l'altro siamo in un momento nell'ambito appunto della vinificazione, del mondo del vino, dove molte aziende si definiscono vignaioli, si definiscono dei contadini. Giustamente, che reclamano proprio questa figura, essere non dei
dei manager, ma delle persone che sono a contatto con la terra. E infatti ci sono proprio, ci sono anche una sorta di movimento rispetto a questa cosa, sai? Un movimento dei vignaioli? Sì. Per esempio in Valle d'Aosta, che ovviamente conosco e frequento, c'è un movimento che si chiama dei giovani vignaioli, per esempio, no? Tutti dei ragazzi che hanno in qualche modo ereditato le terre e le vigne dei genitori e sono tutti molto giovani e cercano di promuovere appunto i loro vini, tra l'altro anche ottimi, alcuni davvero delle eccellenze anche loro. Non solo nella loro regione, ma anche altrove. Però in generale c'è proprio appunto un movimento di questi contadini del vino. Mi ricordo in Friuli avevo incontrato un ragazzo, Keber si chiama. Sì, vabbè, sì, penso si possa dire. Ma perché veramente è una persona come noi, semplicemente fa questo lavoro, ma lo fa proprio. Come dicono a Roma, Con le con le mani. mani, esatto. Sì. Sì. Vabbè, che anche i lavori come i nostri contengono sempre un po' quello spirito di artigianalità, però sicuramente se lavori a contatto con la natura, la terra, questo è ancora più esaltato. Senti, nei commenti vedevo sotto che ti chiedevano bianco o rosso, cosa preferisci? Ah, ma guarda, allora io devo. Vabbè, mi piacciono i rossi naturalmente, però sono un fan di certi tipi di bianchi, perché vabbè, magari inizio a dare una nozioncina per se questa cosa continuerà e per chi mi seguirà. I vini rossi ci piacciono tanto a chi piacciono perché subiscono una fermentazione che si chiama malolattica. E per entrare nel tecnicismo, cioè l'acido malico diventa acido lattico. E quindi appunto perdono un po' di questa acidità e acquistano dei sapori vari, però tutto sommato appaganti al palato che riempiono, no, in qualche modo l'esperienza alla bocca. E a me, e alcuni vini bianchi fanno questo passaggio, cioè subiscono questa fermentazione, altri no, cosiddetti giovani o di pronta beva. A me piacciono i vini bianchi che subiscono questa fermentazione e quindi. Generalmente li riconosci perché sono più carichi nel colore. Corbi, eh. Sì, più carichi, più dorati, per esempio, nonché al sapore li riconosci un po', poi ovviamente dipende dalla regione, dal vitigno, da tante componenti, però hanno appunto un sapore più strutturato, tendenzialmente con qualche nota di vaniglia, qualcosa che ti può ricordare il burro, proprio perché appunto, no? Da acido malico diventa lattico, quindi. E quindi mi piacciono molto questi tipi di vini un po' più strutturati, bianchi, per esempio. Sì. Ok, senti, allora due domande. Io sono toscana, quindi Sì. intanto io vorrei sapere la tua top 5 dei vini toscani, bianchi e rossi, mescolali pure. E poi vorrei sapere, il mio poeta preferito è Nazim Hikmet, cosa mi bevo mentre lo leggo? Beh, potremmo prendere un vino toscano. Che dici? Eh? Prendiamo un vino toscano, così mi unisci alla Toscana. Allora, guarda, tu sei di Pisa, se non sbaglio, giusto? Esatto, sì. Sei anche tu della schiera Pisa versus Livorno o No, invece? abbiamo anche avuto ospite Enrico Di Giotti e l'abbiamo più volte ripetuto. Io sono super fan di Livorno, ma di tutta la costa in realtà, anche fin giù fino alla Maremma, quindi tutta la Toscana. Sì. Perfetto. Possiamo arrivare a Bolgheri, possiamo arrivare dove ti pare. Dove hai detto? A Bolgheri? Bravissima, era proprio lì che Era volevo lì che volevo andare. portare. Sì. Anche perché c'è anche lì un perfetto assist con la poesia. C'è questo paese, per chi non lo conoscesse, che si chiama Castagneto Carducci, che il paese prende il nome Il dal nome poeta. da Carducci, esatto. Che, ragazzi, è una cosa meravigliosa, cioè se vi capita in moto, in auto, in treno, quando sarà possibile di nuovo muoversi, c'è questa strada lunghissima, credo sia forse qualche 3 chilometri, piena ai lati di cipressi, che è un colpo d'occhio veramente fenomenale, tra l'altro citata in una poesia di Carducci, no? Che adesso non cito perché a memoria
Credo di avere Non qualche. lanciamoci citazioni che poi magari se la, un attimo con la cita sbagliata e Esatto. perché sciupare questo momento, insomma. Atti e schietti in duplice filar, qualcosa del genere, diceva. Sono meravigliosi. E lì dovete sapere che fanno dei vini tra i vini più, non solo più rinomati d'Italia. Ecco, sì, i cosiddetti Super Tuscani sono chiamati perché hanno dei mélange di, scusate, mélange, un po' un francesismo, ma un mix, diciamo, uguale, inglesismo, vabbè, insomma, fanno dei. Mettono insieme delle uve che sono molto simili a quelle utilizzate nei famosissimi vini francesi di Bordeaux. E pertanto vengono chiamati Super Tuscani perché poi hanno dei processi di affinamento molto appunto sofisticati in qualche modo a livello organolettico di sapori e quindi sono veramente dei vini famosi nel mondo. Ma per andare sul mainstream, un Super Tuscany è un Sassicaia, un Ornellaia, questi sono Super Tuscany. Bravissima, bravissima. Però quello che volevo dire è che ovviamente questo non, sono vini molto costosi, però non esclude l'esperienza a chiunque, perché grazie a Dio anche vini come appunto Sassicaia è come dire il prodotto di punta, però c'è per esempio una bottiglia che si chiama, se non ricordo male, Guadaltasso. Anche la cantina è bellissima. Avevo fatto il quando c'erano le giornate delle cantine aperte, ero andata e è bellissima anche la cantina proprio architettonicamente. Sei andata a Tenuta San Guido? Sì. Ah, meraviglioso. Che è proprio lì, tra l'altro, proprio su questa strada di cui parlavamo. Antinori, Il cioè nostro talmente. direttore di Antinori, io anche Direttore, solo per la copertina del bruciato, buonissimo, bruciato. certo. Ma guarda, è una zona proprio votata al vino, meravigliosa. Ci sono veramente delle esperienze che si possono fare col vino rimanendo a casa. No? Io mi ricordo una volta lavoravo in un importante ristorante di Londra e venne questo sommelier ungherese, un ragazzo, e c'era un pochino di vino avanzato, perché ovviamente il sommelier prima lo deve assaggiare naturalmente, no? Ed era rimasto un pochino di vino in un bicchiere, in un balloon, di un vino francese, Château Talbot. E lui arrivare al suo primo giorno mise il naso dentro il bicchiere e disse: lo so che sembra albanese, che tra l'altro ho incontrato, lo sai, a Castagneto Carducci una volta, così camminando. Che Così. caso. Sì. Oddio. Adio, si è caduto. Scusate. Dicevo, sembra un po' il personaggio di albanese, ma non lo è. Lui arrivò lì, mise il naso dentro il bicchiere e disse melanzana tostata, bruciata, Chateau Talbot 95. Ed era lo Chateau Talbot del 95. Cioè, Ammazza. sì. Quindi è veramente una miriade di esperienze che si possono fare rimanendo dentro se stessi in qualche modo, no? Certo che ora purtroppo quello possiamo fare. Quindi, nel Sì. frattempo, per quando sarà, c'è qualcuno dei tuoi follower o dei tuoi fan che dice: ci organizziamo per trovarci a Castagneto e leggere Carducci, ognuno porta il vino della sua città. Quindi. Bellissimo, bellissimo. Guarda, mi piacerebbe suggerire via via dei vini di ogni regione. Ho intravisto la sì, immaginavo di Freddy che beve curcuma bollita. Grazie direttore che cerchi sempre di mettermi in difficoltà durante le dirette. Però ha detto che le piace molto appunto i vini della tua terra. Quindi Sì, molto. Sì. Io appunto forse più dal leggevo. bianco, forse, però anche però non mi puoi suggerire il Sassicaia e l'Ornellaia per leggermi. No, 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 no. Andrei su qualcosa un po' più low profile che possa No, anche restituire la sua. ti suggerivo il Tenuta San Guido, Ah, che è. Tenuta San Guido. Sì, che è una bottiglia, leggevo qualcuno intravisto, c'era scritto accessibile, è un vino accessibile quello, appunto dei tre che produce, quello è credo quello che costi di meno, ma non per questo non è meno buono, è solo un discorso di affinamento, no? Naturalmente un vino che ha fatto 5 anni in una botte o non so,
3 anni in botte, svariati anni in una bottiglia, è ovvio che sia più caro. Però ci si arriva anche lì per gradi, no? Prima passiamo al sanguigno. E poi magari un vitigno, poi lascio a te la cantina, molto interessante secondo me di questi anni, è il Morellino di Scansano, che non ti piace? Sì. E Ci sono poi. diverse. Sì, perché poi ci sono anche tutto il mondo dei vitigni autoctoni, che anche quelli sono molto interessanti da seguire. Però vi darò qualche dritta nel tempo. Va bene. E senti, cosa ti stai cucinando? Cucini qualcosa? No, so che intanto ieri hai fatto forse una colazione un po' hardcore. No. Ragazzi, c'è questa tradizione che io non lo sapevo e tu mi hai confermato che neanche tu, e credo No, neanche il non l'avevo mai direttore, sia sentita. ancora. Eh? No, no, non l'avevo mai sentita, però mi sembra bella strong. Importante, sì, ma neanche a Milano si usa. Allora, a Roma e dintorni si fa la colazione di Pasqua con la colomba, il salame, le uova, e mi hanno aggiunto anche, che non Ah, avevo, un'altra cosa sì, ancora. una torta al formaggio. Ah, pure, così per essere leggeri. Questa è la colazione per partire con slancio, no? Esatto. Sì, poi continua, infatti, cioè, insomma, altri piatti anche abbastanza importanti, ma io replicherò la colazione di Pasqua e aspetto appunto il mio Franciacorta per aiutare un po' a sgrassare questi sapori importanti. Però è molto buona, devo dire. Sì, no, no, sicuramente non lo metto in dubbio, tutte cose buonissime, ecco, magari poi light, un'altra cosa, però. E oggi invece cosa fai? Sai che appunto per gli italiani Pasquetta vuol dire grigliata, te ti stai attrezzando per fare una grigliata anche in casa oppure no? Fai qualche altra cosa? Allora, guarda, io sono un po' goloso, quindi replicherò la colazione di ieri, visto che ho ancora un po' di colomba. Però, sempre se mi arriva insieme al Franciacorta, ho un pezzettino di pastiera Ah, napoletana, perché appunto in casa mia la tradizione appunto del sud è vivissima e quindi io mangio la pastiera, però volevo proporre un accostamento, forse un po' per qualcuno potrebbe sembrare azzardato, però vi assicuro che è molto interessante, proporre la pastiera con del gin, cioè non fare la pastiera col gin, wow. degustare sì, la pastiera col gin, perché il gin. Tutti pensano che è fatto di ginepro. In realtà Io tra le persone anch'io, anch'io. No, in realtà il ginepro è uno degli elementi importanti di questa bevanda, però è fatto fermentando il grano o comunque dei cereali in generale. Quindi la pastiera che è fatta di grano. Paraciano, sulla pastiera però sono straferrata. Sì, o la fai alla curcuma la pastiera tu? La pastiera alla curcuma sarebbe troppo anche per me. Vabbè, non si sa. Bisogna provare, magari viene buona. Ho i miei dubbi, però. No, infatti, La non pastiera abbiamo. preferisco Real e abbinata al gin mi sembra perfetto. Senti, invece niente tombola di condominio oggi, non avete un altro momento social? Guarda, potrebbe partire, non lo escludo, che a un certo punto sia la chiamata. Anche se a te forse sarebbe più congeniale il poker, visto che il tuo personaggio, Ethan, in Rocco Schiavone, è un addicted di poker, un giocatore. Sì, e mi è piaciuto anche molto scoprire questo gioco, devo dire. Tu non giocavi? Non giochi? Ma non gioco adesso, oddio no, adesso insomma, ogni tanto se mi invitano a giocare, sì, lo faccio molto volentieri. E, prima avevo giocato qualche volta, ma niente di. Invece, da che mi ci sono dovuto, ho voluto mettere in realtà più appunto con dedizione.
Capisco che c'è una pericolosità ovviamente legata alla dipendenza, ma così anche con il vino di cui parlavamo, cioè è ovvio che se riusciamo a fare un qualcosa per cui riusciamo ad apprezzare le qualità di un prodotto, cioè è tutto un altro approccio, no? Con la cosa. È ovvio che, tra l'altro, un'altra cosa che volevo dire è che il vino è per chi crede, no? Perché è ovvio che se uno, ok, andiamo a fare un aperitivo. Qualsiasi cosa tu mi dai, io la ingurgito, va bene uguale, nel senso, però se tu credi che, perché di fatto è così, ci sono una storia dentro quel bicchiere, dei sapori, del qualcosa che può ricordarti, per esempio io quando passavo da mia nonna c'era un signore che aveva un magazzino pieno di spezie, no? E aveva sempre un sacco pieno di pepe. E Pepe. sì. E ci sono dei vini, per esempio, che hanno una nota pepata, no? E quindi mi riporta immediatamente lì. Quindi, appunto, se uno riesce con moderazione ad approcciare le cose, che possono essere anche il poker, devo dire che è un gioco molto interessante, molto stimolante anche mentalmente. Mi No, piace. assolutamente. Senti, a proposito però di Rocco Schiavone, il lockdown vi ha sorpreso, diciamo, durante la. Stavate facendo, stavate andando avanti con le riprese della quarta stagione, giusto? No, in realtà non era ancora iniziata. No, ci sono gli episodi della terza, dell'ultima stagione che abbiamo girato disponibili, ma no, ancora no. Per fortuna però ero riuscito a finire di girare un film per la TV con quella grandissima donna di Elena Sofia Ricci, che salutiamo, Salutiamo, ovviamente. bravissima. Sì, tra l'altro tua conterranea. Sì, assolutamente, assolutamente. E quindi ancora non sapete quando sarà possibile, ovviamente, riprendere a girare. Quindi i tuoi fan rimarranno un po', i tuoi fan di Rocco Schiavone rimarranno un po' appesi per il momento. Sì, però per fortuna, guarda, devo dire che sono abbastanza eterogenei le persone che mi seguono, perché c'è qualcuno che mi conosce dai tempi di Squadra Antimafia, infatti avevo letto anche un grande Saro Ragno, che era un personaggio completamente agli antipodi, diciamo, di Italo. C'è qualcuno che mi segue ovviamente da Rocco Schiavone, c'è qualcuno che mi segue appunto volevo fare la Rockstar o altre serie, e spero che appunto conoscerò nuove persone attraverso questo film TV, che tra l'altro credo sia molto molto attuale, perché la storia di Rita Levi Montalcini, quindi la ricercatrice per antonomasia italiana, Quindi, insomma, una storia che vale anche la pena che, insomma, di ripassare. assolutamente. Cioè, così magari apriamo un po' gli occhi e gli orecchi su quanto è importante la ricerca, no? Non solo durante le emergenze, ma magari anche un pochino prima, no? Esatto, anche perché appunto è importantissimo arrivare preparati in momenti del genere, e questo è possibile solo grazie alla ricerca, ovviamente, che quindi deve essere sostenuta il più possibile. Senti, tu sei un interprete, diciamo, seriale, ma sei anche un binge Un binge watch? Sì, no, in realtà watcher? no. No, no, le giri solo, non le guardi le serie. Sì, le guardo, però non tanto binge, cioè non consecutivamente, cioè non guardo tutta la stagione in un giorno. Cosa stai guardando adesso? Allora, ieri ho visto il primo episodio della terza stagione di Black Mirror. Così, perché ne avevo sentito parlare. E però poi, capito, ho chiuso, non ho voluto guardare, anche Vabbè, a parte sono tutti slegati gli episodi di Black Mirror, quindi. perché, tra l'altro, ma poi c'è anche un tempo, no? Io è un po' troppo ansiosa, non li ho visti tutti, però è un po' troppo ansiogena per queste giornate che stiamo vivendo. No, ma sai che cosa ho visto, che appunto poi non ti ho risposto prima? Ovviamente ci sono tantissimi film che si possono vedere adesso, anche classici, dopo me ne consiglio uno se vi va, però ho visto un film che è poco noto ai più,
che si chiama Mille bolle blu. Mille bolle blu. E che mi ha ricordato tantissimo, cioè appunto ieri la tombola qui nel condominio, le persone. È un film bellissimo che parla in realtà proprio di un condominio negli anni 60 a Roma. Non è in bianco e nero, è a colori, cioè è girato negli anni 90, ma diciamo che le persone di cui parla sono quelle del dopo boom economico, quindi anche se vuoi una piccola similitudine. Che è veramente molto moderno in realtà rispetto agli anni in cui è stato girato, e c'è a sua volta una citazione dentro il libro di un altro film che io adoro e che vi consiglio veramente, anche se il titolo può sembrare troppo pesante, che si chiama Una vita difficile. Non so se lo Verità conosci. difficile, no. Bellissimo capolavoro di Dino Risi Ah, Giorgi, sì, scusami, sì. con Alberto Sordi. Ragazzi, veramente è un affresco dell'Italia immediatamente dopo appunto il dopoguerra, fino a credo che arrivi agli anni 80, forse 70-80. Però insomma, è questo grande affresco di un uomo che è interpretato da Alberto Sordi da dopo la guerra fino insomma, poi ovviamente l'industrializzazione più spinta, insomma, al boom capitalistico. E quindi vi consiglio vivamente di guardarlo. Ok, quindi grazie di tutti questi consigli, quindi ne abbiamo per Pasquetta e oltre, tra film, vini, suggestioni, gin Troppo. tonic, siamo pronti per affrontare il resto della quarantena. Io ti ringrazio Ernesto per essere stato con noi e per tutti questi consigli. Oggi alle 6 il direttore farà uno sfoglio in diretta un po' particolare del giornale, quindi l'altro appuntamento di oggi con GQ Telefono Case alle 6 e poi domani, siccome aprile per noi vuol dire design, il Salone del Mobile non ci sarà, però aprile vuol dire Design Week, domani ci sarà una giornata di dirette tutte dedicate al design, quindi si parte alle 11 con Stefano Seletti, però poi nel corso della giornata ci sarà anche Charlie Vezza di More Studio, quindi insomma, ricchissimo. Te Wow. invece so che sarai impegnato in una diretta con Vani, ti ho visto prima Rocca tra i commenti, Credo sarai lì. domani ce l'ho. Domani, ciao, non sapere se ci sei ancora, quindi a domani con noi Design e tu domani fai l'altra diretta con Vanity E e alle 6 quindi mi guardo lo portateci sfoglio appunto. del JQ che non l'ho trovato, l'ho cercato disperatamente, vi prego, se potete trovarne uno mettetemelo da parte se non lo trovo prima, perché quello con Steve McQueen in copertina lo devo Sicuramente, ma avere. non l'hai trovato perché era già finito o perché non è arrivato? Ma allora, sabato no, mi pare che non gli sia stato consegnato. Oggi era chiuso perché io ho il cane, quindi ho la fortuna di poter portare appunto, di passare all'edicola che è qui E sono vicino. molto contenta perché quando sono uscita a prenderlo, in ben due edicole era già finito, quindi sono molto contenta. Però quindi va bene, mi incaricherò di tenertene una copia, assolutamente, perché appunto grande Steve McQueen in copertina, ma soprattutto il pezzo l'ha scritto Vasco, quindi. Sì. Ma lo sfoglierà alle 6 dopo il direttore? Sì. Perfetto, allora lo guardo volentieri. D'accordo. Grazie mille Ernesto, buona Grazie a voi. Pasquetta a tutti. Ciao, 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 grazie ciao, mille. Ciao. ciao, ciao.